desiderio vero e proprio sì, è nato quando avevo comunque appunto quell'età lì, 14 anni, e quando sono entrato in casa di un altro mio amico passionista, un figlio del panaio di Certaldo, Mirko, che ricordo molto volentieri, che aveva tutta questa apparecchiatura amatoriale messa in un angolo. E niente, entrai in questa casa, trovai tutto lì bello apparecchiato e dissi: beh, allora si può toccare, è una cosa, diciamo, umana, abbastanza reale, ecco. Ho pregato in ginocchio i miei genitori affinché mi aiutassero, però mio padre era contro, mia madre me l'ha sempre data abbastanza vite e mi disse: vabbè, facciamolo, l'importante è che non sia, diciamo, il giochino di sempre, che poi insomma abbandoni dopo 6 mesi. E chiaramente poi è continuato, sono passati 19 anni, 20 anni quasi, insomma. Questo posto per me rappresenta un po' una fase, insomma, di inizio e anche di cambio, perché da piccolo, insomma, ero molto sportivo, facevo sempre casino, giocavo a pallone, facevo un sacco di sport, ero sempre in movimento. Da 15 anni in poi, da quando sono entrato praticamente a mettere i dischi per la prima volta in questo posto, l'Y di Certaldo, è praticamente cambiato un po' il mio sistema di vita, perché ho cominciato a vivere un po' più la mentalità discoteca, abbandonare tutti gli sport e entrare in un altro mondo praticamente. E è stato bello perché comunque mi sono portato dietro tutti gli amici con i quali, insomma, condividevamo tutti i momenti brillanti dell'adolescenza e organizzavamo le nostre bandettine. La discoteca è molto grande, molti angoli, ponti, scale, quindi c'era le varie zone, no? Un po' tipo i vari quartieri di una città, e si ritrovavano persone dai 13 fino ai 20 anni, anche un po' di più. Era esattamente l'85, a cavallo dell'86, e è stato un bel punto d'inizio, perché la prima volta che ho messo i dischi, la prima domenica pomeriggio, un settembre dell'85, praticamente c'erano 1800 persone. Cioè, il momento è stato proprio boom, 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 casino, musica, ero con 2 o 3 miei amici che di solito mi facevano compagnia, camino acceso e tutto, perché era tutto ben equipaggiato, il garage, e questa persona, Moravio, mi disse, appunto, proprio in Certaldino bello pieno, mi disse: sai l'Y, eravamo in 4, uno di noi, insomma, se n'è andato perché, insomma, c'ha da lavorare, impegni suoi. Dice: se hai sentito parlare bene, fai delle belle festicciole. Dice: se ti fa voglia di venire a mettere dischi una volta nei 15 giorni, ci si alterna, non si becca una lira, però tanto te devi iniziare, hai visto, il pomeriggio è bello. E io, a me mi brillarono gli occhi, perché insomma, un conto è mettere i dischi davanti a 100 amici, un conto, tra l'altro, noi si veniva a ballare tutti qua, io venivo, le prime volte che mi intrufolavo qua dentro avevo 12-13 anni, mi facevano passare a straforo perché insomma il limite era 15-16, non mi ricordo. E praticamente arrivai qua, che le domeniche pomeriggio variavano 1700, 1800 persone, 2000 persone, e mi ricordo che per mettere la prima volta la puntina sul disco ci misi tipo 30-40 secondi, cioè la mano mi faceva così, e perché vedevi gente dappertutto, qui è tutto ponti, terrazzi, e qui vedevi tutto gremito, tipo, sai, la piccionaia che stanno tutti lì belli a
appollaiati, e quindi insomma era un bel tot di occhi addosso, 1800 per due, fate un po' il conto voi, insomma, era un po' imbarazzato, insomma, un po' così emozionato, diciamo. Questa è vera? No, è questa. Sì, sente diversa. C'è proprio c'è questo soffio. È questa. Anche questa non c'è bassi però. Ma questa è la nuova, questa è la nostra. Questa è la nostra, sì. Sì. Ma dico, è quella bounzata questa qua, sai? Sei sicuro che sia diversa? Quella perché questa è questa, quella praticamente è questa. Ma questa è la stessa, sì. Ah. Però bisogna prendere quell'altra. Ah, si cerca una 909. Sai, all'inizio era un po' tutta considerata house music, poi dopo le terminologie sono diventate tantissime, da techno a progressive. Alla fine non ci si è capito più niente, addirittura le terminologie musicali venivano usate per denigrare o valorizzare un certo tipo di movimento che comunque si andava creando tra un locale e l'altro, tra una zona e l'altra dell'Italia. C'è un ronzio strano però. Ah, il driver, questo qua. Meno abbastanza. Dai il sub. Aggiudicata, dai. Dal 84 fino al 90 ho fatto appunto un percorso di discoteche di provincia, però nel 90 è arrivato, diciamo, quel lancio, sono salito su quel gradino un attimino più alto mediante due club che erano appunto Tartana d'estate e Club Imperiale a Tirrenia, sempre tra l'inverno, tra il 90 e il 91. E anzi, soprattutto il riverbero, perché senti, ci ho messo un ambientino lì. Ci manca aumentare. Qui ci siamo. Possiamo. E lì a livello di musica noi spaziavamo tantissimo in tutti i generi, perché sì, prevalentemente il discorso eravamo più affezionati a un discorso techno, però techno di un certo tipo. Ecco, qui vorrei precisare che la techno che si faceva appunto in costa ovest, come ci piace dire a noi, era una techno differente da quella che veniva proposta nei locali di Riccione o la Riviera Adriatica. Quindi probabilmente anche per questo siamo stati per un certo tempo denigrati o un po' snobbati da il movimento fra virgolette house, che era praticamente ben voluto. Questo di ambiente non ce n'è bisogno, perché ne è pieno. Questo lì è parecchio piccolino in cima, secondo me. Infatti lo vedi? Phaser anche, no? Questo qua. E in questo periodo ci fu un interessamento da parte di un giornalista dell'Express, era un Luc Bertagnol, critico musicale dell'Express di Parigi. Ha intervistato, siamo stati nel suo ufficio al tempo, aveva intervistato da Bob Marley a Mick Jagger, insomma un giornalista importantissimo, che gli cambiò il chip e smise di stare dietro la musica rock per tuffarsi proprio in una maniera incredibilmente profonda nel mondo dell'house e della techno, e venne un party dei nostri che facevamo in Toscana all'epoca, parlo di gennaio del 91, e ci chiamò a fare una festa a Parigi. E iniziò in quell'epoca lì a Parigi la famosa rave age, no? I famosi rave in posti tipo castelli, grattacieli con delle hall immense. Mm-hmm.
sembra bene, insomma. Sembra, sono abbastanza pulito anche. Tipo una onda del mare, no? Che va a cavallo del tipo con un crash reverso, se no si può, sì, mettere anche un effetto insieme, no? Ce l'ho qualcosa del genere, ora si guarda. Barcellona è la mia seconda città, a volte è la prima, a volte la seconda, dipende un po', perché comunque i miei periodi variano molto, diciamo, a difesa della massa di lavoro che magari posso avere più in Italia o in Spagna, però comunque a livello, diciamo, di centro professionale sicuramente più la prima che la seconda, perché comunque studio di registrazione in Barcellona, etichetta discografica, la Serial Killer appunto in Barcellona. Direi che comunque, insomma, l'affezione per l'Italia c'è sempre, io torno a casa sempre molto volentieri perché la famiglia per me è importante, però Barcellona si sta veramente bene. Io la città non la amo particolarmente, io sono uno che gli piace uscire fuori e vedere il verde sempre, e il signore, vedi, ha voluto e magari e mi ha dato la possibilità e la fortuna di trovare un posto che magari è in città, però magari aprono le finestre, la mattina c'ho il verde, quindi mi fa piacere anche la città. E comunque è una città differente, una città che se la vivi nel modo giusto ti fa stare bene, non, se ti vuoi spaccare la testa tutte le sere lo puoi fare tranquillamente, io non sono uno di questi. Sì. Daniel, l'hai più rivisto per caso? Uh-huh. Strongo è una terapia preserata. Soundcheck in una discoteca è importantissimo perché perché comunque non sai mai quello che ti ritrovi quando lavori, perché a volte una lampadina sopra un piatto è importante per farti lavorare comunque bene, insomma. Io penso che un chirurgo, ora faccio un paragone troppo grosso, però un chirurgo senza magari quell'angolazione particolare sul punto dove devo operare, con soltanto la luce alta, probabilmente non ce la farebbe. E quindi anche per un disc jockey, anche la piccola lucina di posizione o la cassa posizionata in un certo modo fa sempre, devi sempre cercare di mettere a posto, insomma, le cose per come è, diciamo, il tuo modo di lavorare.
un CD posso, per dirti, mettere un brano e poi dopo fare andare un loop. Un loop è un, praticamente riagganci una battuta, una parte di batteria, una parte insomma di brano in generale, quello che più mi piace, e lo congiungo dall'inizio fino alla fine, in modo che mi va, mi ripete questo suono, questo battito all'infinito. E con questi due pulsantini praticamente prendo il punto che mi piace. Inizio e fine. Non è preciso. Questa è la fine e la giusto da qua. Ora è preciso. Esco e mi rimane così. Questo dura all'infinito. Su questo io posso mixare un disco tranquillamente. Ora chiaramente non mi metto a spiegare il discorso delle battute, perché questo è una cosa che riguarda i pitch control che regolano il tempo dei dischi. E lì bisogna che uno, insomma, ci si metta lì, si rompa il capo 4-5 ore al giorno e forse dopo 15 giorni, 20, ci arriva, no? Però, ritornando appunto al discorso degli effetti, è una cosa simpatica, perché qui con il CD crei un effetto scratch, per esempio, che non salta. E quindi te vai sempre sul sicuro, non... E prima manipolavo questo interruttore qua, che non è assolutamente che un taglio praticamente netto che te dai sull'effetto, e quindi hai un discorso un attimino più personalizzato. Lo fai uguale così, perché comunque è molto fedele lo stop della ruota, però se lo fai con l'interruttore viene più personalizzato, viene più fine, no? Predispongo queste lucine rosse e mi danno tre inizi differenti. Il primo, per esempio. Il secondo. Ora lo prendo. Questo. E ce ne sono due, no? Ora me ne servono solamente due. Ne ho presi solamente due, mi si accendono solamente due lucine verdi, perché ripigiandolo mi dà praticamente il risultato di quello che ho preso. Quindi ho... E questi sono i due punti. Se io voglio far suonare delle parti di un brano e altre no, posso escludere praticamente delle parti o far ripetere delle parti in tempo reale, proprio in presa diretta. Allora, mediante questo meccanismo, te puoi ripetere varie volte questo effetto, questo momento, e la pista la carichi ancora di più, insomma. I dischi che scelgo per una serata dipende, io cerco sempre di immaginarmi il posto dove vado e i colori, l'ambientazione, l'arredamento, il tipo di gente che può andare, e cerco di farmi un po' un'idea. Per esempio, ho sempre affermato che suonare in un club open air, praticamente senza tetto, un club all'aperto, è molto differente che suonare in un cubo chiuso, in una discoteca chiusa, tipo un classico esempio tra discoteca estiva e invernale. Quindi il suono deve essere, per me, in una discoteca all'aperto molto più viaggioso, molto più spaziale.
Mi ha passato la polizia accanto. Sono un quarto alle tre, ore 2:45, e non è che mi sia ripreso tanto perché la serata di ieri sera è stata abbastanza lunga e il sonno è stato poco e tanta macchina, e ora tra un po' siamo arrivati alla terrazza dove si spera di avere, insomma, diciamo, un bel numero di persone dentro. Dovrei iniziare tra un quarto d'ora e andare avanti fino alle 5:30, alle 6. Quando sono, dipende dalla gente, che se è ben animata magari, insomma, sta a loro svegliarmi, perché se no è un problema. Arrivati. Francesco, sí, me gusta, sí, me gusta. Me gusta mucho su música. La vibración, me hace vibrar con su música. De hecho, creo que... porque él es muy, muy cerca de su público, mucho. Siempre se preocupa saber cómo se está en la pista, si se oye bien, si la gente disfruta. Siempre pregunta. Y aparte de eso, él es muy atento a la pista. Mucho. Y se ve que la gente se deja llevar por su música y también nosotros nos dejamos llevar por donde nos quiere llevar. Y eso creo que es muy importante. Y muy, muy, muy importante por su parte de preocuparse tanto, porque todos los DJs que no lo hacen. Thank you.
noche siempre ha estado asociada con el misterio, la magia, la brujería, el sueño y la fantasía. De hecho, la noche es una fantasía y nosotros somos los actores de este gran teatro. Creemos sueños. Los chicos que pueden tener el papel de magos, las chicas embrujando a los chicos de seducción. Y creo que para trabajar de noche, para hacer este trabajo, hay que gustar mucho la noche. Una serata multitarget abbastanza eterogenea così, secondo me è la chiave, insomma, dove puoi trovare il giovincello che comunque ha fame di cose nuove e puoi trovare comunque il veterano da bicchiere, capito, di alta qualità per quanto riguarda la bevanda, e comunque dà un orecchio sulla musica sempre, cioè sempre magari guardando anche te che lavori, vedi da come si muove, da come guarda, che ti senti, ti fa un po' d'ago di bilancio per vedere se la serata va bene, no? E comunque tante belle ragazze che a Barcellona comunque ci sono e fa sempre piacere vederle, insomma. Si può fare di tutto, musicalmente si può fare veramente diverse cose, insomma, house, techno, break, puoi miscelare con qualche cosa di vecchio, ti puoi inventare, insomma, la gente è abbastanza aperta a tutto, insomma. DJ è un mediatore fondamentalmente, perché è un cavo di corrente che si attacca tra la gente e la musica, quindi è un induttore che serve per comunicare, insomma, un certo tipo di messaggio, che è musica prodotta, poi di conseguenza scelta, proposta in un certo modo, modificata e presentata fondamentalmente. Quindi e il DJ è una figura sicuramente importante, ciò che i tempi hanno dimostrato, perché comunque è stato il mezzo anche per vendere la musica in una forma differente, perché comunque l'exploit che ha avuto tutta la musica dance negli ultimi 10 anni è stata talmente, in questo exploit è stata talmente fondamentale la presenza del DJ, che comunque è diventato quasi una rock star, perché comunque il DJ ha mosso il mercato, ha permesso al mercato di muoversi in una maniera differente, con un'espansione astrale proprio, mega galattica, perché comunque poi da lì è cambiata la faccia del pop, e tanti artisti pop che hanno avuto un periodo di stasi all'inizio degli anni 90, poi hanno deciso di immettersi sul binario dance in una maniera differente, più vicina alla visione DJ che alla visione del musicista stesso, insomma.
Però stava buona la soppa, eh? Sì. Andiamo via. Perfetto, vado, guardalo. Allora, io credo che le potremmo puntare algo más, però de momento questa entrata credo che va bene. Con los partidos entramos con este sonido el piano y luego bajo y luego preparación otra vez con esto lo quitamos, abrimos y luego entrar con toda la groove y esta la primera, para la primera pausa creo que va bien, ¿eh? Tra Ibiza, Formentera, poi a Londra, cambio, ripalleggio su Barcellona e poi Italia 10 gradi meno, proprio veramente spapolato. Però adesso siete tutti uguali comunque, dai. Sì. Sì, questa stanza, sì. Sì, sono arrivato qua nel 91. Era un anno proprio, io credo che sia stato il peggior anno di Ibiza perché funzionava praticamente solo quasi il pacià. L'amnesia era vuota, lo space era vuoto, il Q era chiuso e quindi praticamente si vedeva proprio la fine di un ciclo e sembrava che dovesse scomparire. Quindi per questo ho avuto modo proprio di vederla sotto un altro aspetto, con poca gente. Arrivammo con un gruppo di pazzi il 28 d'agosto, se non mi sbaglio, del 91 e cominciamo a girare proprio tutta l'isola nei posti più disparati, quindi abbiamo vissuto l'isola in una maniera molto veritiera. Poi non c'erano tutte queste costruzioni, infatti tutto questo cemento che vedi costruito sono tutti gli scempi che sono venuti fuori grazie alla nuova colonizzazione che poi ha preso campo per risollevarla poi anche a livello turistico e che poi insomma ha ricuotato diciamo l'economia dell'isola in se stessa, perché poi le discoteche hanno ricominciato a funzionare e tutto. Controlla un pochino, tutto a posto. Molto freddo. Aria condizionata a livelli umani. Sì, Ibiza è comunque una bellissima isola che va presa un po' a scorci. Uno decide di viversela alla pazzoide, dove sta tutte le notti sveglio, entra in un circolo vizioso continuo dove fai after hour e compagnia bella e ti fai tutte le feste, gran divertimento perché comunque di gente pazza e simpatica ne trovi e stai bene. A Ibiza è il classico posto dove arrivi con la borsa in mano e non sai dove andare a dormire, trovi perché qualcuno ti ospita e da qualcuno mangi. E questo è il bello di Ibiza. E il bello di Ibiza è anche il fatto di non andare a stare 10 giorni qua, andare in 2 serate importanti, magari una toccata e fuga per sentire qualche disc jockey o qualche gruppo live che suona, e però viverti la natura, perché Ibiza la natura è spettacolare, insomma. Thank you.
Sta male. E te lo prendo. Come state? Che passione! Ma lo vedi, quando non abbiamo un buon mese, ma io quando sono sono preparato per stasera? Direi proprio di no, perché io pensavo di fare dalle 3 alle 5, invece mi hanno appena comunicato 10 minuti fa che dovrei fare dalle 5 alle 7 e quindi non bisogna pensare che sempre tutto è preparato, tutto è schematizzato, tante cose cambiano all'ultimo momento, dipende anche da se un disc jockey arriva prima, dopo e niente, magari io potrei avere un set che va bene dalle 3 alle 5, ma vedrò di farlo andare bene anche dalle 5 alle 7, anche perché non ho scelta. Molto, molto contundente, come si dice qui in Spagna, e io avevo una sedusita incredibile, talvolta è veramente dura, come non mi piace troppissimo prendere delle medicine perché mi curo con l'omeopatia,
mi sono fatto un paio di vodka che comunque chiaramente ti fanno un po' dimenticare sul momento ciò che è veramente la paranoia di non sentire tutto questo, perché poi ti fa concentrare la gente ed avere comunque una buona risposta, un buon risultato, perché comunque alla fine entri in un mood, insomma, nel mood della serata. L'importante è comunque sempre, insomma, non esagerare nelle cose, ecco, io sono un tipo abbastanza moderato e comunque bisogna essere così per reggere durante la notte, perché è molto difficile, se no ti distruggi e questo, cioè noi siamo anche persone che comunque dobbiamo dare un buon esempio alla gente che viene a ballare alle nostre serate, quindi è giusto che sia così, insomma, noi per primi, per noi stessi per primi e poi anche per gli altri. A pescare. Penso che gran parte del mio pubblico, quello che sento veramente, è composto da persone molto semplici e anche molto ben educate, che quando hanno dovuto fare un commento l'hanno sempre fatto in una maniera molto sincera, libera, senza aver paura di dirti quello che pensavano. E di queste cose io ho fatto tesoro, perché comunque alla fine ti servono per migliorare un po' anche la tua ottica, che non deve essere solamente la tua ottica. Deve essere la tua ottica integrata a un'ottica di chi ti vede, quindi te ti devi sdoppiare per funzionare. Sì, da Hollywood, sono Tina La Vamp. Con quelle che lavora qua, sono scena a Bologna. L'avrei qua stasera? No, lui. Devo dire che, per quel che mi riguarda, Francesco mi ha fatto scoprire che oltre che performer potevo anche vocalizzare. Mi è venuta voglia proprio con lui agli inizi, è stato quasi immediata la cosa, però all'inizio ero muto, ero più pantomimo, ero più enigmatico. Con la sua musica ho avuto il desiderio di prendere il microfono e cantare. Questa è una cosa di cui lo ringrazio molto.
Ho incontrato Francesco nel 91, agli inizi della mia carriera praticamente, ed è stato subito un bellissimo feeling personale e musicale. E la cosa che mi piace in particolare di lui è che non si è mai fermato a un cliché, è sempre stato un grande ricercatore dal punto di vista artistico, e questa cosa lo ha pagato, perché proprio quando ha rivoluzionato la sua vita ha avuto il successo globale che si meritava. Io credo che siamo molto simili in questo. Anch'io sono pronto a un grande cambiamento e spero di riuscire a avere le soddisfazioni che ha avuto lui. Non ha paura, non ha paura di essere se stesso e soprattutto di mettersi alla prova. Questo mi piace. Musicalmente è stato uno dei fondatori del movimento Progressive, che poi probabilmente si è esaurito nel suo spirito e quindi è arrivato a questa house che non si può definire nemmeno house, è un genere tutto suo, tutto particolare. La notte del dog show è veramente particolare anche lei, perché chi la organizza e la cura ama quello che fa, cura il dettaglio, lo ricerca, lo vive come uno spettacolo completo, offrendo il massimo possibile a livello visivo e di qualità musicale alla propria gente, investendo. Credo che sia la formula giusta questa, perché la gente gradisce e interviene in maniera bella, anche partecipando allo spettacolo col proprio esibizionismo. Ecco, stimolare l'esibizionismo di chi frequenta i noti locali, senza dubbio, è qualcosa che fa funzionare la serata. Lavora in discoteca a un certo livello, è nato qui, cominciando a frequentarla in modo particolare, eccessivo, spettacolare, e poi è stato assorbito dal locale. Questa cosa magari ha dato degli stimoli ulteriori e sono nati i performer. Sono pochi quelli che vengono effettivamente dal teatro o da scuole di canto, di danza, eccetera. E forse è bene così, perché la discoteca richiede una diversa professionalità, soprattutto un afflato diretto col pubblico, la capacità di improvvisare, e solo chi ci è vissuto prima lo sa fare. Il mondo della notte è l'illusione di una vita parallela. I due concetti si sposano, perché è impossibile avere una vita vera di notte, tranne quelli che ne hanno fatto la propria attività, la propria professione. Chi frequenta cerca di interpretare un ruolo che lo diverta più di quello che interpreta nella vita quotidiana.
quindi è una pseudovita parallela. Il DJ è un interprete delle emozioni del pubblico, se bravo, pur mantenendo il suo carattere nel mixare i dischi, se riesce a entrare in sintonia col pubblico, ha creato la serata, quindi è un cerimoniere, qualcuno di molto importante. Ok ragazzi, guardate fuori per favore. Ragazzi, buon compleanno Dascio, buon compleanno Sabri, buon compleanno Principe Moliz, buon compleanno Carmine, grazie a Nicola Bini e Ettore a Placido. Siete nella storia più top dell'anno, ok? E qua c'è il DJ più sexy d'Italia. Francesco Farfa, Adosso. Dopo te tocca. Yeah. Work it. Di questi locali non è solo un rito tribale, perché vedo comunque anche molto esibizionismo individuale, molto narcisismo, quindi è proprio il piacere di recitarsi addosso al meglio, di proporsi, di provocarsi a vicenda, è un gioco anche sottilmente erotico, per questo va bene in questo caso, e la colonna sonora che propone ad esempio Farfa è giusta perché sottolinea questo erotismo e lo valorizza. Io trovo che sia musica. Take place. Out the dance floor, relax and look at the DJ. Close your eyes and breathe deeply while you're running. Feel some music. Stop to move your body. When the rhythm is inside you, enjoy the dance. And of course, the music. Hands for dancing at auto disco. Auto disco.